Sono pronto a incatenarmi insieme agli altri sindaci della tratta se il progetto Superstrada dovesse subire ulteriori ritardi. Così il sindaco Andrea Sala, alla serata organizzata dal Lions Club Vigevano Host, commentando l'iter che continua ad avanzare per la costruzione della strada verso Malpensa. ANAS ha inviato la pratica al Ministero dell'Ambiente, che deve chiudere alcune formalità burocratiche. Sala sta monitorando la situazione perché i tempi siano rispettati. Oggi la pratica ANAS l'ha mandata alla parte conclusiva dell'iter, che è il Ministero dell'Ambiente, il quale non deve fare approvazioni particolari, è un passaggio burocratico, spuntare una serie di cose e deve restituirla. Tempo previsto dalla legge sono 2 mesi. Adesso sto cercando la copia della trasmissione, perché con la copia della trasmissione, poi io con altri sindaci e tutto, andremo a monitorare la data di arrivo e vediamo la data d'uscita. Se superano i 2 mesi ci incateniamo, perché un mese un giorno deve arrivare, cioè questo mi sembra abbastanza chiaro. La strada per noi è fondamentale. Il giorno che il bando è pubblicato siamo tutti più tranquilli, perché deve soltanto arrivare l'impresa che comincia ad eseguire. Il sindaco Sala non si è detto preoccupato per i ritardi nella conclusione dei lavori per il nuovo ponte sul Ticino, dato che i cantieri per la strada sono indipendenti dalla messa in funzione del viadotto. Il primo cittadino, pur senza nominarlo, è tornato ad attaccare il ministro Toninelli. La superstrada, infatti, ha accumulato 2 mesi di ritardo per un'analisi costi-benefici che sarebbe stata voluta proprio dal ministero e che si è in seguito rivelata inutile. Io ho sentito il capo progetto di ANAS per la superstrada Vigevano Malpensa. ANAS ha ufficialmente concluso il tutto, quello che doveva concludere. Vi ricordo che ANAS ha perso circa 4-5 mesi perché c'è stata una parentesi non dovuta di analisi costi-benefici che è stata presa e archiviata, è finita esattamente come doveva finire. Pensate com'è finita: ANAS ha detto, beh, il progetto non poteva essere che quello che è stato fatto prima. Grazie, 20 anni. Quindi